Ma salve e bentornati in un nuovo video del vostro Enzo X92. Oggi, come state per vedere, siamo in un nuovo format. Spero che vi piaccia. Come avete già ben capito, oggi tratteremo di cucina. E fatemi sapere nei commenti se ci tenete che porto altri video del genere. Oggi sto portando una ricetta molto semplice, molto sbrigativa, tanto perché è ancora il primo video di cucina che porto. Però man mano che faremo più video di cucina, che porterò ricette diverse, sia dolci, salate, un misto, con più ingredienti, con più passaggi, più procedimenti e tutto, man mano i video andranno a migliorare. Comunque, potete anche dirmi nei commenti se ad esempio volete qualche ricetta, me la consigliate voi nei commenti, tipo mi scrivete Enzo, cucinaci quello, quello e quell'altro, io ve lo faccio. Va bene. Comunque, oggi andiamo subito al sodo. Vi porterò una ricetta che mi ha incuriosito tantissimo, che l'ho vista sia su Instagram che su YouTube, su molti social. Si tratta del cosiddetto cloud bread, che noi lo andremo a chiamare, come lo definisco io, che a me piace chiamarlo pane nuvola, perché è una specie di pane che, diciamo, al tatto, alla consistenza sembra soffice, io dico sognando come una nuvola, con molta immaginazione. Comunque, prima di tutto incominciamo a parlare del forno. Il forno lo impostate per la cottura a 190 gradi per un 25-20 minuti, dipende se ce l'avete il forno statico o ventilato, poi naturalmente vi regolate voi, lo andate a controllare. Allora, gli ingredienti che ci servono sono lo zucchero, amido di mais e tre uova, che le prendo subito. E tre uova. Ok, cominciamo a preparare, diciamo, il nostro pane nuvola. Ok, prendiamo una ciotola e cominciamo a separare gli albumi dai tuorli. E a noi ci serviranno solamente gli albumi. Però io ora al minuto prendo un bicchiere perché non voglio sprecare niente, non voglio sprecare cibo. Ok ragazzi, sono appena tornato. Aspettate un minuto. Vediamo di non fare danno. Perché la cosa principale è non fare danno. Poi per il resto sti cazzi. Ora, anche se molti di voi penseranno sicuramente che tre albumi, scusate, che tre albumi siano pochi, siccome dobbiamo andare a montare con la frusta elettrica, le dobbiamo andare a montare a neve, poi diventeranno belli sostanziosi in base alla ricetta che dobbiamo fare. Perciò ora datemi 2 minuti e continueremo col procedimento. Ok ragazzi, questo si è aperto un po' male, ma sti cazzi, noi ce la facciamo andare bene comunque. Se per caso l'uovo vi si apre in modo che non ce la fate a gestirlo, diciamo, sti grancazzi, ma proprio scialla sti grancazzi, e lo buttate qua. Ok, naturalmente questo è tutto bianco buonissimo, glielo andiamo a mettere. E ora andiamo a prendere la frusta elettrica e andiamo a montarlo a neve. Questo lo andiamo a togliere che non ci servirà. E noi ci prendiamo la nostra amata frusta elettrica. Ok. Comunque consiglio che ve lo do già da ora, ve lo do subito. La frusta mettetela piano. Date il suo tempo per montare. Non la mettete troppo forte. Poi naturalmente se volete dargli un input in più mettetelo un po' più forte, l'importante è non fare danno. Comunque ragazzi,
Non vi ho detto che, diciamo, per farne uno abbastanza, non dico né grande né piccolo, per farne uno di dimensioni medie, servono 3 bianchi d'uovo, 60 grammi di zucchero e 20 grammi di amido di mais. Poi naturalmente se lo volete fare più grande, l'importante è che aumentate le dosi. Cioè se lo volete fare il doppio di questo, mettete 6 albumi, 120 di zucchero e 40 di amido di mais. Guardate ragazzi come è venuto bene. Ok, ora una volta che è stato mondato a neve andiamo a prenderci, aspettate che questo lo tolgo, andiamo a prenderci la nostra bilancia. Questa è stata la prima che ho trovato, peccato che è piccola, ma ce la facciamo bastare. E andiamo a prenderci ben 60 grammi di zucchero. Questo lo sposto per un fattore di utilità. Ci andiamo a tarare la bilancia sullo zero. Sullo zero, ok. E ci andiamo a mettere 60 grammi di zucchero. Aspettate che lo assaggio. Ok, zucchero. Perché a volte per sbaglio prendo il sale. Andiamo a mettere 60 grammi di zucchero. Siamo a 50. Ok, 60. Questo lo andiamo a togliere. Meglio avere sempre il banco da lavoro libero. E ora ci andiamo a riprendere il nostro impasto e andiamo a mettere lo zucchero in gradualmente, non tutto di colpo. Mettetelo piano naturalmente anche la velocità del mixer. Ok ragazzi, una volta fatto questo, vi andate, una volta che lo zucchero diciamo è ben incorporato, vedete tutto perfetto, una volta fatto questo vi andate a riprendere la vostra bilancia, questo lo spostiamo di nuovo sempre per un fatto di utilità, e un minuto che vado a lavare questo e torno subito. Ok ragazzi, l'ho lavato, aspettate che lo asciugo. Ok, una volta fatto questo stavo dicendo prendete il vostro amido di mais e ne prendete precisamente 20 grammi. Allora, andiamo a tarare di nuovo sullo zero che si è strammato senza motivo. Se vi chiedete perché qua l'ho oscurato è perché non voglio fare pubblicità gratis, perciò spazio pubblicitario in vendita. E andiamo a prendere il nostro amido di mais. Ok. Ne prendiamo 20 grammi, 20 grammi, vai. Ok, 20 grammi. Aspettate che manca una piccola tacchetta, 20. Ok, preciso. Sti cazzi se fate un po' di bordello. Mi sono mangiato un po' di amido di mais. Non sa di niente, però fa schifo comunque. Aspettate un minuto, mi do una ripulita generale. Ok, una volta fatto questo lo togliamo, questo ce lo mettiamo qua e questo lo andiamo a riprendere. Mettete l'amido di mais sempre poco alla volta, io vi consiglio. Ok ragazzi, una volta fatto questo e prendete questo, però lo spostiamo, è diventato bello spumoso in una maniera incredibile. Questo ce lo andiamo a spostare. Prendete una teglia con naturalmente carta forno e ve lo andate a modellare, diciamo, date una forma, diciamo più o meno a panino, una forma rotonda, e poi lo andate subito a infornare per 20-25 minuti. Ok, siamo ritornati, ho preso il nostro impasto, ho preparato una teglia con la carta forno come già avevo fatto vedere e ora lo andremo a modellare, diciamo, come vogliamo noi dentro la teglia. Perciò andiamo a prenderne un po', quello che vogliamo, che lo possiamo anche mettere così, diciamo.
Diamo un formato, diciamo, un po'. Ok, questo diciamo è anche un po' avanzato per la taglia che è. E gli diamo un formato, diciamo, rotondo. E questo lo andiamo a mettere in forno. E noi ci rivediamo fra 20-25 minuti al termine della cottura. Ok ragazzi, sono passati 20-25 minuti dalla cottura, io l'ho sceso. E non sto neanche aspettando, diciamo, che si raffredda perché sono emozionato di farvelo vedere. Io lo prendo subito senza far passare tempo e qui c'è il nostro cloud bread. Guardate che bello che è. E io lo appoggio perché mi sto ustionando. È una nuvola, è bellissimo. Guardate, guardate che bello di sotto. Guardate, io metto qua il dito e ritorna praticamente. Ok, ora andiamo al momento che tutti stavamo aspettando. Mi sono tolto il cappello perché c'era caldissimo. Signore, guardate quanto è soffice. Sembra spugna. È fantastico. Ai, mi sto bruciando le mani tantissimo. Perciò per ora non lo vado ad assaggiare, ma è bellissimo, questo gli mettete la Nutella o qualcosa. Guardate quanto è morbido, sembra spugna. Ah, lo posso perché mi sto bruciando tantissimo. Comunque ragazze, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se volete altri video del genere e in caso scrivetemi anche voi le ricette che volete. Da vostro Enzo è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video di gaming, cucina o quello che sia. Bella!